novità? Solo logistiche purtroppo, e domani mattina si riparte. C'è un sacco di impegno da parte di tutti. Abbiamo la certezza che fino a domenica si andrà in oltranza, quindi si parla di 80 persone sul campo. Oggi ho parlato con tutti quelli che sono dietro le quinte. C'è un lavoro enorme. Davvero fanno un grandissimo lavoro, al di là, al netto delle polemiche. Fanno un grandissimo lavoro e sono meritevoli davvero, fanno un lavoro encomiabile. Oggi si parlava addirittura di cani, i cani manicolari non ce la fanno, quindi portano altri tipi di cani. Non ce la fanno perché? Perché è impervio, per cosa? Sì, e quindi adesso hanno portato altri tipi di cani, poi noi abbiamo il soccorso alpino lì proprio in zona e quindi sono quelli che possono guardare il fiume, vanno dall'altra parte, però non hanno nulla da usare, quindi i manicolari non servono. Brutto da dire, ma adesso sono arrivati i cani, quelli che sentono i cadaveri, no? Perché stiamo cercando un sopravvissuto, ma si cerca a 360 gradi. Non si riesce a capire ancora perché non lo troviamo, no? Le risposte sono due, insomma. Sì. O è sotto qualcos'altro. Ero con Rado, suo fratello, che lui lo vuole vedere vivo, è convinto che è vivo. È lì, vero, Sta H20. tormentando l'anima e oggi mi sono venute le lacrime perché lui farebbe esattamente quello che farei io e probabilmente quello che faresti te. Tuffarsi. Sei in un paese straniero, non parli la lingua, tuo fratello non sai dov'è e diventi matto. Sei un leone in gabbia, sta tormentando tutti i pompieri, tutto quanto, continuava a dire oggi no, non fate nulla per mio fratello, no? A momenti di disperazione, a momenti di tensione, davvero anche oggi alle famiglie che portano sui due feretri le due ragazze, io ho detto buon viaggio, fra virgolette, vi aspettiamo di nuovo a Udine perché torneranno a Udine. Era la mia grande desiderio di mandare su anche Christian con loro, non ce l'abbiamo fatta e domani ripartiamo.